Buonasera, sono in compagnia di Fabio, socio fondatore della birreria, del birrificio Bionocce. Certo. Oggi siamo a Fiera di Primiero, nella tua bottaia. Qui c'è un tesoro. Ah, sì. Abbiamo appena assaggiato un nettare, che tra poco vi faremo vedere. E, raccontami un attimo che cos'è la Bionocce. Beh, Bionocce è il birrificio di Primiero, che è anche socio di Birre della Terra, che è l'altra azienda agricola. Siamo io e Noce come titolari, invece come Birre della Terra siamo io, Noce e Umberto, che sarebbe il vecchio fondatore. Perfetto. Poi la bottaia che vedete adesso è la bottaia che abbiamo aperto insieme a Nicola Coppe come birra, per fare le birre a fermentazione selvaggia, tutte le fermentazioni atipiche, quindi quelle diverse da quelle tradizionali fatte con lievito. Producete birra acida, mi dicevi. Qua produciamo birra acida e ne facciamo anche una bella varietà. Sì. Ah, perfetto, anche neanche. Da quanto siete sul mercato come Bionocce? 2012. 2012. Lo potremo vedere che avete vinto anche un bel numero di premi, sì. Questo lo vedremo in seguito. Eventualmente dove si può trovare la vostra birra per assaggiarla? Noi siamo presenti in moltissime carte di ristorante, in un teche per le bottiglie da sport. Abbiamo uno shop online che è molto forte. Sì, quindi il sito che dopo lo mettiamo in sovraimpressione. Perfetto. Ordinare... Però io dico sempre, almeno una volta nella vita venite a trovarci. Perché... Sì, anche perché non siamo in centro Milano, senza nulla togliere i milanesi, per carità. Ma siamo in Valle del Primiero qua. Sì, siamo una valle... Una delle perle delle Dolomiti italiane, uno dei posti che... Insomma, ragazzi, siamo venuti qua a fare un weekend. Molto... Sabato e la domenica, come abbiamo fatto noi. E abbiamo scoperto, io la conoscevo già, ma ho voluto rompere le scatole a Fabio, che è stato molto accogliente, ci ha aperto le porte del suo birrificio, ci ha fatto assaggiare il nettar che produce, veramente vale la pena. Sì, vale molto suggestiva. Sì, esattamente. Bene Fabio, allora andiamo a vedere un attimo, un pochino, qualche immagine del tuo birrificio. Certo. Vedi che cosa ci proponi come, certo, così. Come dire, così vediamo di far venire un po' di sete ai nostri amici. Certo. Va bene? Certo. Ti ringrazio. Grazie. E alla prossima. Saluti. Questa è l'impombera ed è la birra più famosa dell'asso di Coppe. L'impombera nel nostro dialetto vuol dire lampone, e i lamponi sono raccolti interamente a mano in Val Canali dall'agriturismo dall'Aipe dei Pape, e qui all'interno della barrica, della bottaia, Nicola Coppe li fa fermentare con qualcosa come il 25%, quindi una quantità molto elevata di un lampone alpino acido e molto saporito. È stata premiata medaglia d'oro in quasi tutti i concorsi più importanti come Norimberga, l'European Beer Star, Barcelona Beer Challenge e Birra dell'anno. Bene Fabio, allora abbiamo già visto alcune cosine del tuo birrificio, qui vediamo un po' di targhe, di premi, un po' tante, dopo diciamo facciamo che... una carrellata a parte, le vediamo nel dettaglio. Qui raccontano un po' la storia del successo del birrificio Bionocce. Sì, abbiamo collezionato una quantità di premi importante. E qua, certo. Mi hai detto anche che non sono tutti oltretutto. Sì, che avevo messo solo quelli più importanti. Perché altrimenti non ci stavano più. Altrimenti non ci stavano e soprattutto questi sono realmente importanti. Uno fra tutti è l'European Beer Star con la medaglia d'oro sulla categoria Sour. Quindi abbiamo, nel 2018 abbiamo preso la medaglia d'oro come miglior birra acida del mondo.
ma anche a Bruxelles con un argento in due quarti posti, ma anche a Barcellona con un argento, un bronzo, scusate, un oro, un argento e due bronzi nel 2018. Abbiamo replicato quest'anno con un oro, tre argenti e un bronzo, classificandoci addirittura il secondo miglior edificio nel mondo, ai mondiali. Ci dicevi prima che è una cosa incredibile, l'abbiamo appena assaggiata la tua birra, infatti. Beh, io la conoscevo già e certo, veramente vale la pena assaggiarla. Quindi insomma c'è una collezione di premi che è invidiabile. Diciamo che sono le soddisfazioni che ti ricordo. Certo, quindi tutto il sacrificio di partire, esatto, ma si lavora tanto, si lavora, il lavoro, le ore. Quindi comunque vi ha portato ad avere insomma tutta questa serie di soddisfazioni, di premi che insomma, noi vi auguriamo anche che aumenti, certo, se dovete aprire un altro scaffale per mettere gli altri nei prossimi anni. Certo, sì, ma speriamo di continuare come stiamo andando, perché sono ormai dal 2017, sono due anni e mezzo che certo, non stiamo perdendo un colpo. State insomma crescendo sempre di più. Certo, sì, c'è il Notch che fa delle birre clamorose, c'è Nicola Pope che fa delle birre clamorose, c'è il Mitch che sarebbe il Michele, cugino del Notch, che gli va dietro il Notch. Insomma abbiamo uno staff, con tutto lo staff, una tradizione, secondo me è lo staff, quasi di famiglia possiamo dire, sì, perché poi siete amici e sì, più da amici sempre, anche, sì, oltre sì, che certo, soci e amici. Quindi. Bene, bene, perfetto, ottimo. Poi un'altra cosa, pensare che tutti questi premi li abbiamo vinti con i lupoli che coltiviamo noi, a me riempie. Tutti i lupoli trentini. Certo, addirittura su una birra che si chiama Misli Can, addirittura i cereali vengono tutti quanti coltivati da Umberto e maltati da Umberto in casa. Fantastico. Cioè è un grande motivo per noi di soddisfazione. Molto bene. Grazie.